Ciao a tutti! Oggi prepareremo il rotolo di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 50 minuti. Gli ingredienti sono zucchine, prosciutto, formaggio spalmabile, olio, uova, parmigiano, qualche fogliolina di basilico, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Adesso mettiamo nel quindi il parmigiano e il basilico e polverizziamo per 10 secondi a velocità 10. Per il momento mettiamo da parte il nostro preparato. Adesso mettiamo nel boccale le zucchine e tritiamo 5 secondi a velocità 5. Andiamo a verificare la consistenza delle nostre zucchine. Bene. Adesso aggiungiamo l'olio. E andiamo a cucinare, a cuocere per 8 minuti. A 100 gradi. Velocità 1. Le zucchine sono pronte. Mettiamole momentaneamente da parte. Dopo aver messo da parte le zucchine, senza lavare il boccale, mettiamolo a posto e andiamo a mettere le uova. Il trito di formaggio il sale e un po' di pepe e andiamo a frullare per 30 secondi a velocità 5. Andiamo a riprendere il nostro aroma e versiamo il composto nel vassoio del aroma, cercandolo di distribuirlo uniformemente. Riposizioniamo il boccale, andiamo a riempirlo con l'acqua. Mettiamo il nostro coperchio senza il misurino, posizioniamo sopra il nostro aroma, mettiamo col coperchio e andiamo a cuocere per 35 minuti, temperatura aroma, velocità 2. Terminata la cottura, andiamo a farcire. Iniziamo col formaggio spalmabile. Adesso andiamo a farcirla col prosciutto.
Adesso andiamo ad arrotolarla aiutandoci con la carta da forno. Adesso riponiamolo in frigo per almeno un'ora. Il nostro rotolo di zucchine è pronto. Andiamo a rimuovere la carta da forno. Lo andiamo ad affettare. Adesso andiamo a impiattare. Rotolo di zucchine, grazie e alla prossima ricetta.